Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Oggi siamo insieme a Nicolas Roche. La prima domanda che voglio fargli è: che cosa ci fai qui in Italia? Allora, praticamente ho approfittato di questa tregua per stare un po' di tempo con la mia fidanzata che vive in Italia. Sì. Tu tra l'altro sei nato in Francia, hai passaporto francese, sei di nazionalità irlandese, parli italiano, parli spagnolo, insomma sei un po' il paladino dell'Europa, insomma, un po' in tutti. Sei stato in tanti stati, hai viaggiato tanto e parli tante lingue. Sì, questo è vero. Passaporto francese non ce l'ho, ho ottenuto soltanto l'irlandese, però guarda, ho vissuto in Italia 3 anni, dal 2008 al 2011, ho vissuto anche in Svizzera 1 anno, poi ho passato anche parecchio tempo in Spagna, Francia, Monaco, Irlanda e sì, ho viaggiato un po'. A proposito di Monaco, quest'anno 2020 hai fatto il lockdown a Monte Carlo, te le navi sul balcone, immagino, sui rulli. Com'è stato e poi com'è stato il rientro poi sulla strada? È stata un'esperienza abbastanza complicata. Non è stata un'esperienza brutta, avevo tanto paura perché io avevo fatto quasi 3 settimane via in ritiro in altura in Sudafrica con Michael, tornato pronto per fare la gara, eccetera, eccetera, e ci chiudono. E io dico, ho fatto tutti questi sacrifici già tutto l'inverno, pronto per iniziare sul buon piedi, e chiuso dentro. E poi avevano detto che soltanto 2 settimane. 2 settimane già mi sembrava lungo, però ho detto, boh, forse ci riesco. E poi subito dopo una settimana hanno prolungato 4 settimane, che già erano 5, 6, e poi sono diventato 9. E lì ho dovuto impararmi una nuova routine. Vivendo solo in un appartamento abbastanza piccolo, il mio spazio di vita era sul rullo, sulla terrazza. E io ho avuto tanti corridori che erano fuori in paese dove si poteva allenare e mi scrivevano a volte dicendomi, ma Nico, sei pazzo di fare 4 ore di rullo? E non è che sono pazzo, è che non c'era altro. Uno, perché mi ammazzava il tempo. Sì. Sai, ti svegli, fai un po' di core perché ti ammazza mezz'ora, tempo di montare il computer, eccetera, eccetera, perdi altri 20 minuti, fai le tue 2 ore, 2 ore e mezzo, poi pranzo e alla sera è lungo solo in casa e c'è solo tanto televisione che potevo guardare che preferivo rifare un'ora di rullo alla sera, quindi era difficile che facevo 4 ore di una volta, facevo 2 più 2 o 3 più 1, anche un giorno ho fatto anche 7 perché, ma ti devi anche invitare delle sfide. Meno male, dopo poco tempo mi hanno detto, Nico, ho visto che sei già pronto sul rullo, c'è il Fiandre, mi hanno chiesto la squadra, sì, no, volevo farlo o devo farlo. Ho detto, ok, ci sta, perché già avevo una puntata, sapevo che mi allenavo per qualcosa, perché a quel momento lì non sapeva niente, se il tour era ancora a luglio, si faceva le Olimpiadi, era soltanto un po' le gare di maggio che saltavano e c'era questa incertitudine che dicevi, ma mi alleno per qualcosa e io tenevo duro sperando che era per qualcosa. Compagni miei hanno fatto anche una settimana senza andare in bici perché loro erano convinto che a luglio non si faceva il Sì, tour. sì, sì, sì. E io invece no, io mi sono ammazzato le 3-4 prime settimane, poi ho calato. C'è un momento che dopo Giro di Svizzera era un po' il mio obiettivo, la squadra mi ha detto, ma ok, adesso Nico, tieni duro, è ancora 2-3 settimane e prova a fare un bel Giro di Svizzera che noi pensiamo che lo puoi vincere. Vai, vai, vai e poi molli un attimo. Però sapere che c'era una gara e che mi allenavo per qualcosa Sei ti dà anche motivato. motivo, ma non solo per l'allenamento, per non lasciarsi andare. Perché quando sei a casa fai 2 cose, ti riposi, guardi 3, guardi la televisione, prova con riposarti e sei vicino al frigo. Sì, È una realtà. sì. E Vicino al frigo, la cantina di vino, la noia fa venire fame. La noia fa venire fame, sì. quindi più io ero concentrato su mazzarmi su Swift o quelle cose del genere, non ero vicino al frigo o alla televisione a fare niente. Quindi anche lì, avendo un obiettivo e io mettendomi un po' di pressione e prenderlo seriamente, mi motivava a fare ancora vita, a fare dieta. Io volevo essere
in forma, l'ho preso in serio, ma non perché mi prendo in serio sul sport online, mi prendo in serio perché avevo bisogno di qualcosa. Sì, c'era altro da fare, facevo altro, però in quel momento lì c'era giro in Svizzera, solo a casa, ho detto, ok, mi preparo a tutta, faccio la vita, la dieta, mi alleno come una macchina e poi recupero. E questo poi ha funzionato comunque per farti mantenere anche la forma per quando hai ricominciato a pedalare su strada. Tra l'altro a Monte Carlo avete ricominciato prima rispetto alla Francia. Sì, una settimana. Ma guarda, ho pensato di tenere duro, ma io ho fatto 3:20 a Giro di Svizzera. Sono andato forte a tutti e tre. Ho fatto primo e secondo. Ma dopo ho fatto 2 giorni senza muovermi. Ero, sai, di tanto a desiderare, perché comunque... Sì. Fai un'ora tutta, sì, ma la mattina faceva già 2 ore per scaldarmi un po', più mezz'ora di riscaldamento, perché non volevo fare tipo la crono che arrivi, pam, tutta, devi un po' fare funzionare il corpo. E mi ero finito. Sì. Ho fatto 2 giorni, ho provato ad andare in bici il secondo giorno e ho fatto mezz'ora, no, scendo, no, mi rimettono sul sofà e mangio. Era impressionante, era come fare un grande giro, ma avevo fatto soltanto 3 giorni di gare Swift. Questa è una cosa che diciamo spesso quando ci chiedono quante ore dobbiamo fare sui rulli. In realtà il tempo che passi sui rulli vale di più di quello che passi su strada, perché non ci sono mai interruzioni, sudi tanto di più, quindi va calcolata questa cosa. Ho fatto 3 giorni a tutta e stanco quasi come aver fatto 2 o 3 settimane di corsa. Sì, sì, lì, ma anche, sai, è tipo fare tre campionati del mondo di crono, perché sei solo una zona rossa. Sì. E per tornare sulla domanda prima di Monaco, sì, abbiamo avuto una settimana di differenza tra Monaco e il resto della Francia, dove si poteva girare. Io ho visto anche, mi sa, era Puccio che aveva fatto tipo 4 ore dentro di Monaco con 1500-1600 metri di dislivello facendo su e giù della salita del Gran Premio di Formula 1. Io invece tutti i giorni eravamo in 4 su... avevamo fatto una piattaforma tipo Zoom e c'era un amico che vive al fianco di Monaco con chi mi alleno, Michael Matthews e mio fratello, era un gruppo di 4 e ogni giorno avevamo la puntata alle 10:15, 10:30 perché non serve andare alle 8 in bici. Sì. Eravamo sempre insieme, uno fa di più, uno fa di meno, però e ogni giorno avevamo quel meeting Zoom e ci facevamo le chiacchierate come stare in bici, no? Il sì. computer lì, fisicamente eravamo a fianco, facevamo uguale come quando giochi le volate sulle salite eccetera eccetera, perché hai bisogno di quel stimolo. Sì, sì. Quindi io quella settimana alla fine l'ho prolungato online, sono uscito 2 volte che ho fatto una sfida con un amico da andare a prendere un ho detto ok, non ci sono traffico, c'è la salita del porto e per ridere e scherzare avevo detto dai, adesso che sicuro che non capiterai mai più di non vedere una macchina sulla salita, almeno che lo fai alle 6 della mattina. Quindi avevo fatto una sfida che dovevo andare a prendere il com, quindi sono sceso dal rullo, sono andato a prendere il com. L'hai preso poi? L'ho preso e sono ritornato a casa, ma stavo per sputare sangue, immaginate. È corta, è tipo 40 sì. secondi, è molto corta. In generale hai fatto un avvicinamento poi alle gare reali su strada che sono corse ad alta intensità, c'è stato un periodo in cui facevi tantissima intensità. E a proposito... di corse poi con la tua squadra che quest'anno è andata fortissimo, è migliorata tantissime posizioni nel ranking UCI, sono arrivati tanti giovani che hanno fatto risultato. Tu sei il corridore più esperto di questa squadra, ma in generale uno dei più esperti del gruppo, più che come età, proprio come anni di professionismo, perché hai iniziato tanti anni fa, cos'è il tuo 16° anno, inizi il 17°, sì. Quindi tantissima esperienza. Com'è stato aiutare questi ragazzi ad avvicinarsi, prendiamo il Tour de France perché siete andati fortissimo, e come avete gestito come squadra l'avvicinamento, sia per le nuove regole che ci sono state, sia per il fatto che per tanti era una nuova esperienza il Tour? Allora, è un lavoro che è stato fatto durante il lockdown, già inizialmente, ma neanche solo nel lockdown, già nel ritiro di dicembre e gennaio avevamo iniziato a fare delle conferenze dove ci spiegavano delle cose, come fare quando buchi, quando il capitano buchi, come organizzarsi tra disco e non disco. Abbiamo fatto anche delle prove in ritiro, tipo gioco o sfida, di cambiare ruota. Sai, tante cose così che poi
Perché lo fai come sfida? Perché quando fai come sfida c'è anche il stress di battere l'altro, quindi c'era tipo competizione, che è differente dal stress che hai in gara, però l'idea è uguale, è farlo sotto stress, non solo prendere tranquillo, sappiamo tutti farlo. E abbiamo fatto tante cose del genere che da fuori può sembrare un po' come essere in la scuola. Poi quando siamo arrivati al lockdown, lì la squadra ha avuto l'idea di fare questa riunione in gruppo di 8-9 corridori. La mia riunione era ogni lunedì alle 9, avevamo dalle 9 alle 10 un'ora, un'ora e mezzo a volte. Erano i corridori della tua bolla, il tuo gruppo poi di corsa? Sì, che non era il gruppo del tour. Io ero più con un gruppo di giovane di classifica, hanno messo con me più giovane che con altri gruppi, poi c'è avuto il gruppo dei classici, eccetera. Io avevo più il gruppo delle corridori di classifica per il futuro. Sì. E lì abbiamo fatto degli esercizi, avevamo anche compiti, no? Compiti, compiti da fare per la settimana dopo, che era veramente come andare a scuola. Sì. Però cose molto interessanti. Non, come ho detto, la prima cosa, primo era seduta, era un po' più su Instagram, rete sociale. Come fare un tweet, ma non come farlo tipo prendere la foto, ma fare attenzione che hai messo il copertone giusto, sì, che non è quello che andate a comprare in negozio, che la marca è diversa perché non c'era più quello della squadra, sì. La borraccia, che è la cosa più classica, non sei a casa, non hai più borraccia della squadra e sei fermato dal negozio dell'amico e a cicli due ruote sulla borraccia. Poi metti la foto su Instagram. Bello panorama oggi in cima alla salita e c'è la borraccia del negozio dell'amico, che è stupendo, però per la squadra no. E quindi tutti quei dettagli che dovevamo fare attenzione, eccetera, eccetera. Che sono cose molto basiche, però da oggi Instagram ha un peso molto importante per le squadre, per gli sponsor, per tutto. È un mezzo di comunicazione importante in cui devi fare anche attenzione a come gestirlo. Poi siamo andati a fare cose molto più serie, ci siamo messi in condizioni di gara, abbiamo fatto tipo dei gruppi di tre, quindi tre squadre, noi Team Jumbo, l'altro Movistar, l'altro Sunweb, con delle classifiche inventati e con delle situazioni di gara. Noi dovevamo preparare un piano di gara, avevamo la settimana per preparare un'etapa X della Vuelta o del Tour. Tipo, ci mettevamo già in un ruolo di direttore sportivo per capire la gara da fuori prima. Sì. Quindi tipo, ok, noi siamo Jumbo, lui è terzo in classifica, oggi è etapa di montagna, oggi controlliamo perché pensiamo che può vincere l'altro. Però l'altro gruppo, che è Movistar, loro sono primo in classifica e non interessa che arriviamo noi che prendi il bonus. Quindi deve preparare ogni mini squadra il suo plan. Poi mandavamo tutto al direttore sportivo e il direttore sportivo faceva la gara. Quindi lui aveva già fatto una simulazione. Chilometro 15, sono 8 corridori davanti, squadra A cosa fate? Tira, non tira, squadra B cosa fate? Eccetera, eccetera. Poi lui rifaceva tutto il suo cambio finché... Ma quello lì sembra stupido, sembra un po' gioco, però alla fine l'importante è far funzionare il cervello, sì, metterti in una situazione di gara che non hai vissuto ancora. Sì. Quindi un giovane che passa pro, che non si è trovato in nessuna situazione di difendere o di aiutare un corridore a fare classifica, deve imparare a farlo. Se non c'è la gara, almeno se lo spieghi già un po' sulla teoria, metterlo in posizione, non che gli dici tu devi fare questo, 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 ma tu lo fai pensare, tu gli dai compiti, tu gli dici cosa faresti e lui ci pensi, ci rifletta, poi gli dici ok, questo no perché è così, questo sì perché è così, e un po' entra l'esperienza senza averla vissuto fisicamente, però già si è messo nella posizione di capire cosa deve fare. Io lì ho avuto un ruolo abbastanza importante, mi sono sentito anche utile, perché più che sulla bici, dove è solo fisico e dire mettiti a destra, al vento vieni a destra, sì, proteggimi o vai a cercare borraccia, giovanotto, quello lì tutti sappiamo farlo, sì, ma poter aiutare e io raccontare le mie esperienze per mettere in o confermare la situazione inventata, a loro già
le poteva servire a qualcosa. E questa è una cosa unica, perché così tanti anni di esperienza, così vissuti, non ce l'aveva nessuno lì, quindi... No, in scuola no, ho 10 anni di più che il secondo più giovane, penso che no, che ne ho 6, 7, ma sì, no, era Chad, ho 6 anni di più che sì, Chad. Sì, sì. A me piaceva farle, mi sentivo utile e poi sentivo che a loro interessava capire. E quando tu hai una udienza che è cattivata per quello che dà a dire, ti dà motivazione per aiutarle di più. A proposito di questo, come ti vedi nel 2021 in una squadra che ha un Hirschi e un Hindley che sono andati fortissimo in questo 2020, arriva un tra virgolette vecchio come Bardet, come vedi il tuo ruolo in questa squadra 2021? Allora, il mio ruolo secondo me sarà molto simile a 2020, in cui non è che metto totalmente a parte le mie capacità fisiche di anche andare in fuga, fare risultati, eccetera, eccetera. Fare classifica no, è qualcosa che non farò più, ho altri interessi e oggi ho più importanza aiutare un giovane che è più capace a farlo che io a battermi per fare decimo. Quindi con Bardet spero che farei molte gare, perché Roma è un caro amico da anni. Quando io ero capitano nel 2010 da Jezer, lui era stagista e poi abbiamo fatto un paio d'anni insieme e già quando lui era della squadra development veniva spesso da me quando facevamo ritiri insieme e passavamo tanto tempo e abbiamo fatto già amicizia da tanti anni. E, è bello che adesso il ruolo sia completamente cambiato, che lui arriva come capitano, io spero di essere lì per aiutarlo, gestire la squadra, non solo tirare in montagna per metterlo in posizione, ma più per gestire la squadra quando siamo su un grande giro, che secondo me farò quel lavoro che sia per uno o per gli altri due, però sarà quel tipo di lavoro. Bene, io non ti conoscevo prima di questa intervista, penso che i giovani della tua squadra sono fortunati ad avere un corridore esperto come te in gruppo che li può consigliare, li può aiutare poi a raggiungere risultati, a crescere meglio, perché mi sembra proprio che quello che tutte le squadre hanno bisogno, di una persona d'esperienza che può poi guidare i ragazzi più giovani a crescere migliore dei modi. Quindi ti ringrazio per il tempo che ci hai concesso, a voi che ci seguite potete scrivere qui sotto nei commenti quello che pensate di Nicolas, di questa intervista, magari facendo anche gli auguri per il 2021, come sempre iscrivetevi al canale e mettete un bel like a questo video. Arrivederci alla prossima puntata, ciao! Ciao!